Eccoci qua con amiche, guardate, il nostro palestrato del convento fa vedere i bicipiti alle loro donne. Ha deciso anche di aprire la camicia. Allora, amica mia, dimmi un po' come mai hai portato tutto questo bellissimo gruppo di gente. Oggi per la prima volta compiamo 18 anni. Allora, voi tutta, siete due tavole di diciottenni, giusto? Diciottenni, sì. Ok, da dove venite? Siamo fieri, da Bergamo. Allora, siete due tavolate di amici di 18 anni da Bergamo. Tutti 18 anni. Tutti 18 anni, ok. Abbiamo ancora le prime orecchie, guardi, guardi che bello. Non sono ancora fatte, sono ancora latte. Le doppie orecchie non ci sono ancora. Le prime queste, le ufficiali. Le ufficiali, ok. Cosa fate a livello della vita? Studiate, andate alle superiori? No, noi non facciamo bel niente, ci divertiamo e basta. Ah, ho capito, quindi fate come il Michelas, bere, mangiare e andare a spas. Mangiare bif e andare a spas. Oh, quindi anche voi, la pronuncia Bergamo è diversa dalla nostra, quindi... La nostra è la migliore. Allora la sentiamo... La sentiamo giusta, vai. FBL, Fabalalech. Quello lo sapevo anch'io la risposta. Ma Fabalalech per quale motivo? Per tutti i motivi e per tutti i sensi. Per tutti i motivi e per tutti. Per i giovani le attrattive sono molteplici. Ok, allora dimmi due attrattive per te, uomo. In che senso? Se per te è tutta un'attrazione, perché la vita è bella. La vita è bella, come dice chi? Dimmi un attore. Dimmi. Ha detto di salutare la moglie. Ma no, ma che? La moglie non la salutiamo. Ok. Oggi è festa e basta. Oggi è festa e la moglie rimane a casa. Rimane a casa, giustamente. Ok, la salutiamo, possiamo dire almeno il suo nome? Certo, Rosy. Ok, salutiamo Rosy. Ciao Rosy! E tutti i tuoi amici, fanno un applauso a Rosy!